Campo dei fiori, io non corro più. Iniziò con queste parole Antonello Venditti una sua canzone chiamata proprio Campo dei fiori 50 anni fa e finì con le stesse parole un amico mio una serata l'estate scorsa in questa piazza. Perché Campo dei fiori la mattina è sede di un mercato, il pomeriggio questo si libera ed è una piazza tranquilla, ma la sera qui ci sta il devasto. E oggi ci troviamo a Campo dei fiori perché vi voglio parlare del rione dove si trova, ovvero il rione Regola, e vedere la sua storia, cosa si può vedere da queste parti e dove andare a bere e mangiare. Andiamo! Iniziamo da qua, dal Lungotevere, perché la storia del rione Regola è strettamente legata al fiume. Infatti il nome Regola deriva da Renula, che era la sabbia che una volta si trovava qua lungo il fiume. Adesso sta sabbia ancora la puoi osservare quando ci sta la piana del Tevere, che l'acqua arriva sul marciapiede e rilascia ancora questa sabbia. Nell'antica Roma in questa zona si allenavano gli aurighi, che erano coloro che salivano sulle carrozze chiamate trighe, ovvero quelle carrozze trainate da tre cavalli. Gli aurighi si allenavano in questa zona e poi andavano a gareggiare nello stadio di Domiziano. Nel corso dei secoli in questa zona vivevano tintori, macellai, conciatori, che erano coloro che tessevano le pelli del bestiame macellato. Tutti questi vivevano qua perché per il loro lavoro dovevano stare a stretto contatto col fiume. Inoltre, collegato ai conciatori di pelle, si dice che proprio in questo quartiere nacque uno dei piatti romani più famosi, regina del quinto quarto, ovvero la coda alla vaccinara. Come potete ben immaginare, questa zona, stando a stretto contatto col Tevere, era una zona molto paludosa fino a fine Medioevo, quando fu bonificata sotto al pontificato, perché a un certo punto il Vaticano diventò proprietario di tutto il quartiere. Innanzitutto ufficializzò il nome Regola per il rione, e secondo decise di restaurarlo completamente, partendo proprio da una via qui accanto. Questa via dove mi trovo adesso è Via Giulia, una delle più importanti novità di quell'epoca. C'ha un po' il vibe che sembra essere uscita da un film di Woody Allen o della Grande Bellezza. Fu fatta costruire dal Vaticano insieme a tutti questi edifici con lo scopo di creare una via che fosse in pratica una mostra nella quale la gente poteva passare e ammirare tutti i bellissimi possedimenti del Papa. Poi in realtà aveva anche uno scopo urbanistico, perché dato che in quel periodo c'erano tantissimi pellegrinaggi verso Castel Sant'Angelo, decisero di costruire Ponte Sisto e Via Giulia per non creare ingorghi dentro le vie del rione. Ora però vi faccio vedere un palazzo bellissimo del rione chiamato Palazzo Spada. La mostra in cui mi trovo adesso è Galleria Spada, una mostra completamente d'arte barocca che si trova dentro Palazzo Spada. È stato costruito nel 1550 per volere di Girolamo della Porta. Poi nel secolo successivo passò alla famiglia Spada, e la famiglia Spada nei secoli accumulò tutte queste opere d'arte che oggi possiamo visitare. Regà, è figo girare in questa galleria perché è come farsi una passeggiata dentro un palazzo reale. E qua, nel piccolo cortile del palazzo, ci sta un'opera famosissima che sicuramente conoscete, che è la Galleria Prospettica di Borromini. Ma vedete quanto è lungo sto corridoio, regà? Quanto sarà? Tipo una dozzina di metri. E invece quanto è lungo? Tipo 4 metri, regà. È piccolissimo. È un'illusione ottica creata da Borromini. Da sto lato si vede meglio che le colonne man mano si restringono, pure il corridoio è in salita, pure gli archi delle navate sono disposti in modo tale che partono da più in alto e man mano che ti avvicini verso il punto finale si abbassano. Un'altra illusione ottica di Borromini si trova proprio di fronte a Palazzo Spada ed è la Fontana delle Mammelle. Avete capito bene il nome, Fontana delle Mammelle. Si chiama così perché ritrae una donna che si stringe le ciliegie per far uscire l'acqua e riempire la fontana sottostante. Qua l'illusione ottica non sta nel fatto che da delle ciliegie dovrebbe uscire l'acqua, ma se qui osservate la nicchia nella quale si trova la fontana, da lontano vi sembra vera, invece poi, avvicinandovi, vi accorgete che è solo dipinta. E mo' che ora di merenda vi faccio vedere un posto dove ha la pizza Campo dei Fiori. Ho preso la pizza dal forno di Campo dei Fiori, che secondo me è il forno migliore che sta in zona. Pure bella calda appena sfornata. E mentre mangio sta pizza, andiamo a cercare Maria per Roma. E non la Maria che pensi te, ma è un detto che si usa qua, che sarebbe come cercare l'ago nel pagliaio. Perché una volta i pellegrini che stavano in zona andavano alla ricerca vicino Campo dei Fiori di una Madonna specifica, ovvero un dipinto della Madonna del Latte. Da questo il detto andà a cercare Maria per Roma. Che poi, regà, stava pure qua vicino a Campo dei Fiori. Io non so questi che giro facevano. Mo' vi faccio vedere dove sta. Questo
questa è la Madonna del Latte. Invece, frate, se pensavi in Altra Maria, quella la trovi a Ponte Sisto. Il punto più importante del rione, come già vi ho detto, è la piazza di Campo dei Fiori. Chiamato così perché si dice che una volta tutto il rione era paludoso tranne questa zona che era un'area verde coltivabile. E il simbolo della piazza è la statua di Giordano Bruno. Ed è anche l'esatto punto dove Giordano Bruno fu bruciato vivo. Infatti Giordano Bruno nacque come frate domenicano, poi lasciò i voti e divenne un filosofo e alla fine fu bruciato vivo perché venne considerato un eretico. Mo non vi voglio fare una lezione di filosofia anche perché era una mezza schiappa. Però quello che diceva lui è che non era stato Dio a creare l'universo, ma la materia stessa. E inoltre diceva che non era il sole a girare intorno alla terra, ma al contrario, la terra che girava intorno al sole. Questa piazza la mattina è il mercato rionale, poi il pomeriggio si libera tutta e la sera si riempie di pischelli e di stranieri, tutti a fa' baldoria. I miei bar e pub preferiti di zona sono Caffè Perù dietro Piazza Farnese, una volta qua facevano i Campari Gin a 3 euro, poi il Drunken Ship che sta proprio in piazza, questo è più per gli stranieri, ma ci fanno il beer pong. Tanta roba. Poi una cosa curiosa del posto è che ci sono tanti posti dove fumare il narghilè. Il mio preferito si chiama Sham, ma su tutti vi dico l'Abbeyteater, che è uno sports pub irlandese. Per vedere le partite è preciso. Adesso però è ora di pranzo, quindi mi sembra ovvio che vi porto a mangiare con me. A Campo dei Fiori ci sono tantissimi ristoranti buoni, però anche un po' mainstream, come i soliti Da Fortunata, Luciano. Però quello che preferisco io di più è Osteria del Grappolo d'Oro, anche perché te fanno un menù degustazione che si chiama Percorso Romano, che è un sacco buono e te fa davvero percorrere la tradizione culinaria romana. In questi la carbonara te la fanno fatta bene. Ma oggi io non mangio la carbonara, perché se vi aspettavate una carbonara avete sbagliato video. Ve l'ho detto all'inizio, questo rione è importante per la nostra tradizione culinaria perché qui è stato inventato un piatto, un secondo piatto, che è la regina del quinto quarto, ovvero la coda alla vaccinara. Infatti, come già vi ho detto, una volta qui ci vivevano i macellai, i tintori, i conciatori di pelle. E i macellai e i conciatori venivano spesso pagati per i loro servizi tramite proprio la coda, ovvero la coda del bue o la coda della vacca. E da qui questi si sono inventati questa ricetta, che è la coda alla vaccinara, che altro non è che la coda della vacca o del bue con il lardo, poi pomodori, carote, sedano e cipolla. È buona. Lo so, qualcuno di voi magari non la mangia perché dice no, io non mi posso mangiare la coda della vacca, mi fa senso. Ma se voi la mangiaste senza sapere che è coda, direste che è buona fracica come una bistecca. E mo vi faccio vedere questa coda alla vaccinara in un posto che lo fa dal 1862, ristorante proprio dietro la piazza che si chiama Ai Balestrari. Ho già l'acquolina in bocca, vado. Questa è la nostra bellissima coda alla vaccinara. In questo caso è un secondo piatto, ma potreste prenderlo anche come ragù delle mezze maniche. Mettetelo anche che siete schizzinosi, se non sapeste che è una coda di vacca ve lo mangereste. Capisci che la coda è cotta perfettamente quando la carne si leva dall'osso con una facilità, come quando levi la plastica sullo schermo del telefono nuovo. E ovviamente con tutto il sugo te ce fai una scarpetta. Finito il piatto, magari l'osso di vacca lo vedi. Ora purtroppo il nostro giro dei Campo dei Fiori e del Rione Regola è terminato qua. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella, sennò quando sapete che esce un nuovo video mio. Spero il video vi sia piaciuto. Se becchiamo al prossimo giro, bella regà.